grado di conflittualità che abbiamo, ci diamo le mani con tutti. Con lui c'è più conflittualità. Benvenuti a tutti e buon lavoro a tutti. Ieri sera, come sapete, si è svolto un Consiglio dei Ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti legge che, come sapete, hanno forza di legge e vengono adottati quando ci sono casi straordinari di necessità ed urgenza. Sono particolarmente lieto, come responsabile del Governo, Presidente di questo Governo, che il primo decreto che ha un contenuto e che caratterizza il nostro indirizzo politico in materia economica e in materia sociale sia dedicato e sia intitolato al recupero della dignità dei lavoratori, dei medesimi imprenditori e dei cittadini tutti. Come sapete, perché i giornali già l'hanno illustrato, abbiamo adottato misure con questo decreto che contrastano la dimensione precaria del lavoro. Noi riteniamo che la dimensione precaria del lavoro sia una dimensione normativa esistenziale che non può protrarsi indefinitivamente nel tempo, non può costituire l'unica unità di misura dei rapporti di lavoro, ed è per questo che nel decreto abbiamo introdotto misure che non eliminano la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, ma sicuramente vogliono dare il segnale ben preciso che questi contratti non costituiscono la regola nel mercato del lavoro. Su questo poi adesso cederò la parola tra breve al Ministro Di Maio, ci illustrerà nel dettaglio queste nuove regole, queste nuove misure. Molto significative ritengo anche le misure che sono state adottate per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive, delle attività imprenditoriali e per salvaguardare i livelli occupazionali, soprattutto e in corrispondenza di quei casi in cui l'imprenditore beneficia di aiuti di Stato, di benefici di sorta, e poi evidentemente prima di un minimo periodo di tempo che abbiamo individuato in 5 anni, in realtà poi ne approfitta per spostare all'estero, trasferire all'estero la sua attività produttiva, un suo stabilimento. Ovviamente questo governo non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi noi adotteremo anche misure per incentivare le attività imprenditoriali, per favorire la crescita economica. Quindi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro, col mondo imprenditoriale, ma sicuramente vogliamo contrastare quelle iniziative che possono, come dire, in qualche modo non apparire giustificate proprio perché si basano su aiuti e benefici che sono evidentemente mirati per determinate finalità. Altre iniziative, altre misure contrastano quella che ci piace chiamare l'azzardopatia, usiamo questo neologismo per designare le forme del gioco d'azzardo connessi a vincite economiche. Sono tutte iniziative, vedete, che sono nel nostro programma di governo. Non vogliamo evidentemente che si alimentino queste forme di dipendenza che sono ben più perniciose o comunque non meno perniciose di quelle classiche, come per il caso dell'alcol, per il caso dell'abuso di sostanze stupefacenti. Anche qui ci limitiamo a osservare che non sono da incentivare, questo è il segno politico che vogliamo lasciare, non sono da incentivare queste derive patologiche e quindi contrastiamo quelli che sono i messaggi pubblicitari connessi a questa piaga. Poi ci sono anche delle iniziative che possiamo iscrivere
anche qui in un capitolo molto significativo del nostro programma di governo, il capitolo della semplificazione fiscale. Quindi avrete e troverete una semplificazione degli adempimenti in materia di spesometro e abbiamo anche disattivato lo strumento del redditometro, oltre ad aver dedicato un'attenzione anche al fenomeno dello split payment, consentendo in questo caso ai professionisti invece di poter recuperare il giro per quanto riguarda il pagamento dell'IVA. C'è una misura finale che riguarda anche, volta a favorire l'avvio ordinato e la continuità didattica per quanto riguarda il nuovo anno scolastico. Come sapete c'è il problema della decadenza dei contratti che riguardano i titolari di un diploma magistrale. Lì abbiamo assicurato una norma che ci consentirà di gestire, o meglio consentirà soprattutto al Ministero competente, il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, di poter garantire, diciamo, questo passaggio in misura meno traumatica per quanto riguarda appunto l'impatto con le attività scolastiche. C'è anche una misura che ci verrà illustrata dal sottosegretario Giorgetti che riguarda le attività sportive dilettantistiche. Accenno anche a un secondo decreto che riguarda le unità navali in misura massima di 12 che trasferiamo al governo libico. Sono motovedette della classe 500 sino a 10 e due invece navi della classe Corrubia. Sono evidentemente destinate a rafforzare le attività di pattugliamento della costa libica e quindi, lo sapete bene, il tema della immigrazione è un tema a cui prestiamo una costante attenzione. Infine c'è un terzo decreto che è stato adottato ieri, che è un decreto tra virgolette più tecnico, perché riguarda il trasferimento di competenze dal Ministero dei Beni Culturali al Ministero delle Politiche Agricole di tutta la materia del turismo, con annesse strutture, risorse economiche e anche risorse umane. Mi piace segnalare in questo decreto, che è molto tecnico, la prospettiva di un riaccorpamento in capo al Ministero dell'Ambiente di tutte le competenze e attribuzioni in materia di emergenza ambientale, dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Prima erano queste competenze provvisoriamente dislocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per essere più efficaci in questa direzione abbiamo ritenuto di accorparle presso il Ministero dell'Ambiente. Adesso cedo la parola al Ministro Di Maio perché ci illustri più in dettaglio le iniziative di ieri, adottate ieri. O forse a Giorgetti, allora prima semmai sul... Sì, molto rapidamente c'è anche una norma che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche e assolutamente sulla linea che questo governo avrà in materia di sport. Quindi un'attenzione particolare allo sport di base, allo sport nella scuola e alle associazioni sportive dilettantistiche. Nell'ultima legge di bilancio è stata introdotta, a nostro giudizio in modo surrettizio e sbagliato, la forma di associazione sportiva dilettantistica di carattere lucrativo. Noi pensiamo che lo sport dilettantistico non debba avere fini di lucro, quindi abbiamo eliminato questa fattispecie e abbiamo restituito alle associazioni sportive dilettantistiche vere meno burocrazia, la possibilità di operare senza il timore che queste complicazioni burocratiche, in particolare il 10 luglio era la scadenza per cui avrebbero dovuto entrare in vigore e quindi questo è il motivo del decreto legge, avrebbe comportato per tante decine di migliaia di volontari che si dedicano a questo tipo di attività e fanno pratica sportiva in particolare per i giovani. Quindi è un primo segnale importante atteso da migliaia di operatori del mondo dilettantistico e che secondo me ben dà l'indirizzo che noi avremo con riferimento alla dinamica sportiva. Grazie, la parola al Ministro Di Maio. Sì, io vi ringrazio di essere qui, grazie a tutti, grazie al Presidente Conte, al Sottosegretario Giorgetti e a tutti coloro
che ci guardano in questo momento. Io ho l'onore di illustrare questo decreto, il decreto dignità. Dignità, prima di tutto, perché per lo Stato le persone tornano ad essere persone e non più numeri, non più indici, non più bancomat. Perché è di questo che si tratta. Come lo Stato considera i propri cittadini. Noi li consideriamo come delle persone, con i loro problemi, le loro sofferenze e con un diritto alla dignità e a un trattamento dignitoso da parte dello Stato stesso, quando fa le leggi, quando eroga i contributi, quando deve difendere le parti più deboli, quando deve sburocratizzare per permettere alle aziende di vivere e di creare valore, quando bisogna difendere le nostre famiglie dalla spirale infernale del gioco d'azzardo. E quello che stiamo facendo con questo decreto passa per tre concetti generali. Diamo un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs Act. Diamo un colpo mortale ad una parte della burocrazia, quella più insidiosa, quella che ci diranno che vogliamo favorire i cosiddetti evasori, perché eliminiamo questi istituti. In realtà noi stiamo favorendo i cittadini onesti che hanno sempre pagato le tasse, perché è vero che questi strumenti erano stati ideati per perseguire gli evasori, ma in realtà stanno perseguendo quelli che le tasse le hanno sempre pagate. Diciamo basta una volta e per sempre, siamo il primo paese in Europa che dice stop al gioco d'azzardo con la sua pubblicità, alla pubblicità per il gioco d'azzardo, e cominciamo a farci rispettare come Stato da tutte quelle multinazionali che tornano ad essere persone. Siamo persone, non oggetti, e per troppo tempo ci sono state imprese che hanno considerato i lavoratori come oggetti da usare e poi buttare. Ovviamente non mi riferisco alle imprese oneste di questo Paese, che sono la stragrande maggioranza e portano avanti la nostra economia. Saremo sempre dalla loro parte, ma il lavoro precario e chi ha abusato dei giovani in questi anni è una piaga che sta creando incertezza, che sta danneggiando le famiglie, ma soprattutto la nascita di nuove famiglie. Combattere il precariato con questo decreto, con queste misure, significa prima di tutto permettere una crescita demografica, perché con meno precariato e più serenità per giovani e meno giovani potranno farsi una famiglia. Significa meno stress e meno depressione, perché siamo uno dei paesi con un consumo di antidepressivi più alto d'Europa e su questo punto la precarietà incide tantissimo, e significa più serenità, più qualità della vita. Se vogliamo pensare ad una crescita, pensiamo prima di tutto alla crescita demografica e poi anche alla crescita economica. Vita breve per i contratti a termine, si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale, per un massimo di 24 mesi con la proroga. Dopo i 12 mesi il contratto a termine si può rinnovare soltanto per un massimo di ulteriori 12 mesi, ma con l'obbligo di indicare la causale. Sarà sempre più costoso il ricorso al contratto a termine, la possibilità di prorogare contratti a termine diminuisce da 5 a 4 volte e anche ai lavoratori interinali che riguardano, che sono quelli a tempo determinato, si applicano le regole del determinato. Per quanto riguarda i licenziamenti selvaggi, aumentiamo del 50% l'indennizzo ai lavoratori per licenziamenti ingiusti e in caso di licenziamento ingiusto, infatti, l'indennizzo può arrivare fino a 36 mensilità. Si tutelano i lavoratori onesti senza ovviamente danneggiare gli imprenditori onesti, perché tutti coloro che non abusano dei nostri giovani, tutti coloro che non abusano del ricatto occupazionale che c'è in questo Paese, non hanno nulla da temere da questo decreto. E anzi, voglio dire a tutti gli imprenditori italiani che lavorano ogni giorno e che portano avanti la loro impresa, che non solo saremo dalla loro parte continuando ad eliminare e a sburocratizzare, ma saremo dalla loro parte anche affrontando un grande tema che gli sta a cuore, che è il costo del lavoro, che è un'altra strada, una strada importante che vogliamo percorrere, che è nel contratto del governo, per diminuire il precariato e aumentare i contratti stabili.
una globalizzazione intelligente. Noi non siamo contro la globalizzazione, ma non siamo neanche quelli che pensano che la globalizzazione sia una fede. Bisogna muoversi in maniera intelligente come Stato e tutelare i cittadini, ma tutelare anche le imprese dalla concorrenza sleale. Se abbiamo in Italia imprese che si comportano correttamente, che pagano le tasse, che vogliono restare in Italia nonostante mille difficoltà, nonostante i problemi della burocrazia, delle tasse, e allora vanno tutelate da quelle che imprese non sono, da quelli che imprenditori non sono, che noi chiamiamo prenditori e a cui abbiamo deciso di dichiarare guerra, che vengono qui in Italia, prendono i soldi per un po' e poi se ne scappano all'estero lasciando dall'oggi al domani decine e decine di lavoratori in mezzo ad una strada con le loro famiglie. Solo da quando sono arrivato al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro abbiamo affrontato già 4 casi del genere, di imprese che una mattina mandano la lettera di licenziamento a tutti i loro dipendenti e scappano. Quelle sono prima di tutto imprese che hanno preso soldi dallo Stato e che quindi hanno giovato delle tasse di chi resta in Italia e se ne sono poi andati all'estero. Che cosa abbiamo introdotto? Prima di tutto che la delocalizzazione, le sanzioni per le delocalizzazioni valgono sia per gli Stati extra UE che per gli Stati all'interno dell'Unione Europea, con una differenza. Per gli Stati all'interno dell'Unione Europea noi chiediamo i soldi indietro con un 5% di interesse. Per gli Stati fuori dall'Unione Europea richiediamo i soldi con gli interessi, ma applichiamo anche una sanzione pecuniaria pari al massimo di 4 volte i soldi che hai preso. E poi c'è un altro principio, che se tu prendi soldi dallo Stato, e guardate che con questa norma noi sanciamo che qualsiasi tipo di contributo, incentivo, qualsiasi tipo di fondo pubblico che va ad un'impresa diventa un fondo che lo Stato può pretendere se te ne vai all'estero, se tu sei una grande azienda che viene in Italia e prende soldi per un piano di implementazione dell'occupazione, per aumentare l'occupazione, e poi il tuo business va bene ma cominci a licenziare, io ti chiedo proporzionalmente indietro i soldi per quanti dipendenti hai licenziato. Abbiamo individuato una fascia. Dal 10% al 50% dei licenziamenti dell'organico noi chiediamo indietro proporzionalmente questi soldi. Oltre il 50% richiediamo indietro tutti i contributi che abbiamo dato a queste aziende. E questo ci consentirà di finanziarne delle altre oneste che vogliono lavorare con lo Stato. Questa è una misura, direi, emozionante, perché nei miei 5 anni da parlamentare ho affrontato tantissimi problemi di famiglie che avevano padri e madri di famiglia che avevano speso tutti i loro soldi nel gioco d'azzardo. Colpisce soprattutto le fasce più povere. In Italia un minore su 2 ha giocato d'azzardo almeno una volta e ci sono migliaia di famiglie finite sul lastrico perché questa è una vera e propria patologia. La chiamiamo azzardopatia e il primo modo per contrastarla non è solo questo, ma iniziamo da qui, e smetterla di far cadere in tentazione padri e madri di famiglia, ma anche minori, verso il gioco d'azzardo. Smetterla con i messaggi subliminali, smetterla con tutti quelli che sono gli strumenti che vengono fuori dalla pubblicità. Smetterla anche con testimonial famosi che sponsorizzano questi brand. È una grande vittoria, siamo il primo paese in Europa che elimina la pubblicità sul gioco d'azzardo, ma soprattutto abbiamo individuato una norma per i contratti in essere che dà al massimo un anno di tempo per recedere da questi contratti, dopodiché anche per i contratti in essere non sarà più possibile continuare in questa attività. Semplificare la vita alle imprese e ai contribuenti, lo avevamo promesso, io sono contento del fatto che in questo decreto dignità finiscono 4 punti fondamentali, 4 temi su cui quando abbiamo fatto il contratto di governo, a quel tavolo ci siamo ritrovati subito. Lotta alla precarietà, lotta alla burocrazia, lotta al gioco d'azzardo, lotta alle delocalizzazioni. Per quanto riguarda la deburocratizzazione, la semplificazione, l'abbiamo detto per 5 anni, l'unico modo per semplificare è eliminare qualcosa, non aggiungere altre certificazioni. L'unico modo per semplificare è non sostituire
un atto, un adempimento con un altro. Che cosa abbiamo fatto noi? Siamo intervenuti su tre cose, c'è tanto ancora da fare, dovremmo mettere mano al SISTRI, dovremmo mettere mano alla semplificazione della fatturazione elettronica, ma tre punti li abbiamo raggiunti subito. Uno, abbiamo disattivato il redditometro, quindi non sarà più utilizzabile dagli enti dello Stato che ne facevano uso per le verifiche. Due, abbiamo eliminato le comunicazioni intermedie per lo spesometro, che significa che c'è soltanto una sola ultima dichiarazione per lo spesometro che bisognerà fare a dicembre, dopodiché lo spesometro va in pensione perché arriva la fatturazione elettronica. Terzo, abbiamo abolito lo split payment per le partite IVA. Vedete, questa era una norma che poteva avere senso, ma il problema è che col livello di tassazione e di costi che hanno le partite IVA oggi, togliergli quei fondi di cassa con cui riuscivano ad alimentare il loro bilancio di cassa era un grande problema. Loro si sono ritrovati con meno liquidità dalla sera alla mattina, soldi che comunque dovevano, ma una cosa è prenderli, gestire il transitorio e poi darli allo Stato, una cosa è non vederli proprio. Avere la possibilità di cominciare a eliminare lo split payment per le partite IVA è un grande successo. Dovremo mettere mano anche a tutto quello che riguarda le imprese e lo faremo. In generale voglio dirvi un altro paio di cose. Ho letto alcuni comunicati di associazioni di categorie preoccupate per questo decreto. Io dico a quelle associazioni, prima di tutto non avete nulla di cui preoccuparvi se non avete abusato e sfruttato giovani e meno giovani in questo Paese. E due, nelle nostre proiezioni, dare contratti più stabili alle persone fa crescere l'economia, perché permette di spendere più soldi nell'economia reale. Ne gioveranno tutte le imprese italiane, ne gioverà l'economia sana del nostro Paese. Ed è anche una proposta e promessa che faccio qui, l'ho già detto a tante associazioni di categoria nell'ultimo mese di incontri al Ministero dello Sviluppo Economico, ci metteremo sempre di più al lavoro sulle semplificazioni per sgravare dai miliardi di euro di costi, di burocrazia le imprese italiane. Lo abbiamo già dimostrato sullo split payment, il redditometro e lo spesometro, lo faremo ancora di più nei prossimi mesi insieme a loro. Noi vogliamo ridare dignità alle persone considerando le persone. Sapere che in questo Paese ci sono tanti giovani precari nel vortice della precarietà non è una cosa che si può ignorare. L'hanno ignorata quelli di prima, quelli che oggi addirittura commentano dicendo che questo decreto, che ridà diritti ai giovani, agli imprenditori, alle famiglie, dandogli il diritto di non cadere più nel vortice del gioco d'azzardo, è un decreto che ferma la crescita e diminuisce gli investimenti. E il bello è che viene proprio da quelle forze politiche che avrebbero dovuto garantire i diritti sociali e invece li hanno massacrati. Oggi per questo decreto siamo un governo di sinistra. Ieri sera per il decreto sulle imbarcazioni eravamo un governo di destra. È un continuo dibattito, ma qui non si tratta di sinistra o di destra, lo dimostrano queste misure che stiamo portando avanti. Si tratta di dar voce a tante persone che sono state ignorate in questi anni e che abbiamo cominciato a considerare nelle nostre leggi, e lo faremo sempre di più uniti, compatti, come abbiamo fatto in questo primo mese di governo, che è un mese che ha cambiato prima di tutto l'atteggiamento dell'Italia nel mondo. Un Paese orgoglioso di essere Italia, un Paese, una nazione che comincia a difendere le fasce più deboli della propria popolazione. Grazie. Se mi scuso perché non è una domanda prettamente economica, se mi è consentito, no, dato che lei Presidente ha detto l'immigrazione è sempre sotto la nostra attenzione, allora volevo chiedergli, dopo questi ultimi sviluppi con la Germania che dice respingiamo, conteniamo gli immigrati al confine, c'è la presa di posizione dell'Austria, qual è insomma il suo commento su questi ultimi sviluppi, fermo restando quello che lei aveva detto, no, ai movimenti secondari? La nostra posizione su questo tema, come sapete, è una posizione che abbiamo esposto anche in sede europea. Abbiamo nel corso del Consiglio europeo portato la nostra proposta,
La nostra proposta ha orientato decisamente la discussione, abbiamo delle conclusioni, lo ripeto, non un articolato, non eravamo lì a elaborare un regolamento di immediata applicazione, ma sicuramente se leggete con attenzione quelle conclusioni abbiamo affermato quella che è la nostra politica dell'immigrazione, e certo l'ho già precisato, non completamente e integralmente al 100%, ma per una grandissima parte ci sono i nostri principi. Ora si tratta di assecondare quei processi, perché si tratta di un processo. Noi continueremo adesso in fase applicativa a perseguire e realizzare quei principi. Quindi lei mi chiede un commento sulla singola notizia, ma ogni giorno ci saranno nuove notizie. La nostra posizione complessiva non cambia sui movimenti primari, su quelli secondari, che, vengo alla sua domanda, costituisce una parte del problema. Se qualcuno però pensa, e l'ho chiarito in tutte le sedi, che noi invertiamo l'ordine logico e fattuale degli eventi e ci concentriamo alla risoluzione dei movimenti secondari, è un atteggiamento sbagliato che non porta da nessuna parte. Mi sembra che la nostra posizione sia molto ragionevole e vorrei dire che la nostra posizione, tengo a ribadirlo, parte dalla tutela, oggi parliamo di dignità, ecco, in realtà la sua domanda non è fuori tema, noi parliamo di dignità anche di tutte quelle persone che si avventurano per terra e poi per mare, con gravissimo pericolo. Avete visto quante persone sono morte in questo 2018? Noi ci premuriamo di loro sin da quando parlano, non quando si accendono i riflettori di qualche ONG, ci preoccupiamo di loro quando iniziano questi viaggi della speranza, sin dal contrasto contro i trafficanti di questa disumana tratta degli esseri umani. Prego. Una domanda sull'azzardo, più che altro un chiarimento. Diversi provvedimenti contro le ludopatie sono venuti fuori da Palazzo Chigi e anche da altri governi, difficilmente hanno resistito poi in Parlamento per le pressioni anche dei gruppi di interesse, quindi ci sono rassicurazioni sulla tenuta della maggioranza su questo tema? E la seconda domanda è sulle coperture, immagino ci sia comunque un aggravio di spesa per le mancate entrate fiscali, se ci sono già strumenti per le coperture e se si può escludere o confermare una nuova sanatoria dei centri legali. Sì, sicuramente la maggioranza è compatta su questo tema, anche perché quando stavamo all'opposizione come forze politiche ci abbiamo lavorato tanto, eravamo quelli che segnalavano che l'ennesimo provvedimento contro l'azzardopatia, per limitare l'azzardopatia, era stato bloccato. C'è una totale sintonia su questo tema, anche perché, come dicevo, è uno dei temi su cui ci siamo trovati d'accordo nella fase di stesura del contratto di governo dall'inizio. E per quanto riguarda le coperture, è interessante, il 2018 non prevede la fine, quindi la coda del 2018 non prevede alcun tipo di copertura. Sostanzialmente parliamo di copertura, lo dico ai cittadini che ci ascoltano, perché limitando la pubblicità sul gioco d'azzardo ci sarà meno gettito del gioco d'azzardo, per fortuna, nelle casse dello Stato, perché le casse dello Stato sono state drogate dal gettito del gioco d'azzardo per troppi anni e si finanziavano sempre più contratti su questo anche per fare cassa. Per quanto riguarda il 2019 e il 2020, abbiamo insieme anche all'Agenzia dei Monopoli un piano per il contrasto al gioco d'azzardo illegale che ci permetterà di drenare soldi nelle casse dello Stato. Cambiamo il paradigma, cominciamo a dire che dreniamo soldi nelle casse dello Stato combattendo il gioco illegale senza favorire quello legale. Abbiamo ben presente come governo il fatto che il gioco legale in questo momento serva a non far cadere tutto nelle mani delle organizzazioni criminali, ma è anche vero che non è detto che lo si debba sponsorizzare e promuovere nel modo in cui lo stiamo facendo, e questo ci porta a diventare il primo paese in Europa che fa una cosa del genere, e sono sicuro che i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega non vedano l'ora di poter votare in Parlamento un decreto con una norma del genere.
Possiamo dire che questo decreto rappresenta il primo punto segnato dal Movimento 5 Stelle dall'inizio del governo e poi la seconda, articolo 18, avete intenzione di trattarlo, sì o no? Non solo non si tratta di un punto segnato dal Movimento 5 Stelle, perché questo è soltanto un punto che hanno segnato i cittadini, ma l'hanno segnato il 4 marzo ed è solo un primo punto, perché ne hanno tanti altri da segnare per il mandato che hanno dato a tutte e due le forze politiche che compongono questo governo. E tutte e due le forze politiche sono impegnate, sia noi che la Lega, siamo impegnate a realizzare un contratto di governo, quindi il nostro obiettivo è mantenere fede alle promesse. Nessuno internamente sento che si voglia avvantaggiare di questo o quel provvedimento. Quello che stiamo facendo sull'immigrazione come governo sta cambiando l'atteggiamento dell'Italia nel mondo. Non era mai accaduto che si aprissero i porti a Malta, in Spagna, in Francia. Questi erano paesi che avevano i porti chiusi e ci facevano la morale a noi. Quindi questo genere di azioni che stiamo portando avanti non solo ci permettono di dimostrare ai cittadini che manteniamo le promesse, e ripeto, c'è ancora tanto da fare, quindi non vengo qui a enfatizzare nulla, ma c'è anche un'altra cosa che stiamo dimostrando ai cittadini, che quando ci dicevano che non era possibile, in realtà era possibile. E io vorrei trasmettere questo a tanti italiani che si sono sentiti dire per 30 anni dalla politica non si può fare. Noi stiamo dimostrando che quello che non si poteva fare, si può fare, e sta sortendo effetti, sta creando effetti anche negli altri paesi del mondo. Quindi, senza dire e voler dire che con questo decreto, con un paio di decreti, abbiamo risolto i problemi degli italiani, assolutamente no, però credo che stiamo dando il segnale di un governo coerente, ovvero di un governo politico. Concludo dicendo questa cosa: sarà stato anche un governo inaspettato, però questo è un governo votato, perché ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni, si sono messe insieme e devo dire stiamo facendo un buon lavoro di sinergia, di squadra, grazie a un grande capitano che è il presidente Conte e tutti noi che stiamo dando il massimo, ognuno per il suo ruolo, ognuno per il suo, per l'ambito che può affrontare. Sì, adesso lo metto dopo nella risposta. Pomeriggio, Claudio Tucci. Una domanda, voi l'avete ripetuto più volte sul lavoro, le imprese sono preoccupate, infatti le prime reazioni al vostro decreto è stato molto critico da parte di tutto il mondo imprenditoriale. La domanda che le faccio, lei anche professore è un giurista, avere norme così strette, perché stiamo parlando di una grande stretta sui contratti a termine, non rischiano di spaventare maggiormente le imprese con un aggravio di costi e un rischio di contenziosi che sembravano essere superati? La domanda mia è questa: in una fase del mercato del lavoro che si sta piano piano riprendendo, la notizia di ieri che sono aumentati anche i contratti a tempo indeterminato, non rischiate di avere l'effetto che ebbe la legge Fornero nel 2012 che bloccò il mercato per diversi anni? Grazie. No, l'ho detto anche nel mio intervento iniziale di presentazione. Noi intendiamo in tutti i campi costituire delle alleanze, alleanze virtuose nell'ambito dell'amministrazione finanziaria tra lo Stato, l'amministrazione finanziaria dello Stato e i cittadini, e così nel mondo del lavoro sarebbe impensabile che non ci sia un'alleanza tra imprese e lavoratori. Oggi voi ci dite che non siamo a favore delle imprese, domani ci direte che non siamo a favore, che siamo a favore delle imprese e siamo contro qualcuno. Succederà un po' questo gioco, insomma, ci sta nella logica. La cosa importante è che noi abbiamo ben preciso un indirizzo politico in campo sociale ed economico che perseguiremo. Se lei dice, la sua valutazione è che qui noi contrastiamo, diciamo, il mercato del lavoro, non è assolutamente la nostra opinione. Vorrei, ecco, non deve passare questo messaggio perché voi siete tecnici e avete le competenze adeguate. Noi non stiamo bandendo i contratti di lavoro a tempo determinato, è uno strumento negoziale che c'era, che c'è, che rimarrà. Semplicemente siamo intervenuti in modo chirurgico a regolamentare più efficacemente questo strumento, in modo da evitare quello che è stato detto chiaramente da Luigi, dal ministro Di Maio nella sua illustrazione più in dettaglio, che la dimensione di vita
del precariato diventi una dimensione di vita esistenziale oltre che normativa. Quindi le imprese, sarebbe veramente ridicolo pensare che da domani le imprese non possono più operare con lo strumento del contratto a tempo determinato, ma dobbiamo anche ricordare ad esempio che le imprese dispongono anche di forti incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Quindi c'è un ventaglio di possibilità che devono essere tutte adeguatamente sfruttate. E sicuramente nessuno ci può dire che siamo contro le imprese se, per quanto riguarda la delocalizzazione, chi viene agevolato per aiuti di Stato o benefici di sorta sia vincolato poi a sfruttare il loco per un periodo di tempo che è 5 anni. Voglio aggiungere una risposta a questa domanda. Io non riconosco da Ministro del Lavoro come dati positivi quelli che ieri ci ha dato l'Istat sull'occupazione. No, ma lo dico arrabbiato con l'idea che in tutti questi anni i ministri del lavoro celebravano quei dati dicendo che l'occupazione stava andando meglio. E così si sono fatti odiare dai cittadini, perché loro dicevano ai cittadini l'occupazione sta andando meglio, ma in realtà quei dati segnavano solo una cosa, nuovi record di non precariato, iperprecariato, che poi sono tutte quelle persone a cui noi vogliamo dare un po' di stabilità in più. Per quanto riguarda il mondo delle imprese, non solo col Ministero dello Sviluppo Economico lavoreremo il più possibile sulla deburocratizzazione che vale decine di miliardi di euro di costi per le imprese ogni anno, ma come ho detto, la strada maestra per aumentare la stabilità dei contratti è ridurne il costo dei contratti, ma non ridurne il costo abbassando i diritti, ma ridurne il costo per quelli che hanno più diritti. E per questo stiamo lavorando ad un progetto di abbassamento del costo del lavoro selettivo, che significa intervenire su tutte quelle categorie che da qui ai prossimi anni, quelle categorie di imprese e quei settori, che possono avere un grande avvenire e possono far sviluppare l'economia. Parlo per esempio del mondo del Made in Italy, del mondo delle tecnologie, che meritano una marcia in più perché sono quelli che ci faranno dare più posti di lavoro alle persone. Buonasera Presidente, io volevo chiederle la conferma che lei la prossima settimana o comunque a metà luglio sarà di nuovo a Bruxelles per partecipare al vertice NATO. Oggi c'è giunta notizia di un richiamo da parte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, agli alleati, perché a suo giudizio bisogna contribuire in maniera maggiore a questo consesso. Ha ricevuto questa lettera, che cosa ne pensa di questo richiamo? Ho già risposto al Presidente Trump, ecco, questa è la notizia che vi porto. Ho appena risposto. La lettera è giunta, immagino non sia giunta solo all'Italia, quindi al Premier italiano, ma sia giunta a tutti gli alleati. È un tema all'ordine del giorno, confermo la mia presenza al vertice NATO e ho già risposto appellandomi a un pledge che è uno strumento che è stato già varato. In pratica l'Italia contribuisce, ma le forme di contribuzione non sono solo in misura economica, noi contribuiamo anche con interventi che sono strategici per la NATO, quindi ci avvaliamo anche di queste diverse forme di contribuzione che vanno considerate nel loro assieme. Nessuna polemica quindi con il Presidente Trump, anzi colgo l'occasione per mandargli un saluto in vista di questo incontro e della mia visita a Washington. Grazie. Ecco, volevo sapere se c'è stata una completa condivisione con l'alleato di governo, soprattutto sull'aspetto delle imprese, se c'è stato qualche dubbio e se si vuole cambiare qualcosa in Parlamento e così via. L'altra domanda riguarda Boeri, un attacco da parte di Salvini nei confronti del presidente dell'INPS che ha detto c'è molto da cambiare, riferendosi a lui. Che cosa pensate? Che cosa pensa anche il Ministro del Lavoro? Aspetti, forse per quanto riguarda la conflittualità di cui lei parla, facciamo rispondere al sottosegretario Giorgetti e poi passiamo la parola al ministro Di Maio. Siamo due forze politiche diverse che hanno sottoscritto un contratto di governo.
e noi siamo abituati a rispettare i contratti che sottoscriviamo. Alcuni dubbi su alcune parti sono stati superati, come voi sapete il testo è stato in qualche modo sofferto e il risultato complessivo è stato votato dai ministri della Lega. Per quanto riguarda la seconda questione, non ho capito bene se è Salvini che ha attaccato Boeri o se è Boeri che ha attaccato Salvini. Ah, io non ho letto la dichiarazione, quindi mi riservo di leggerla e poi di risponderle. Neppure io. Andrea Bassi del Messaggero, salve. Io avevo una domanda per il ministro Di Maio sul decreto. Lei ci ha spiegato che la cifra di questo decreto è la lotta alla precarietà. Io, se non ho inteso male, nel testo del decreto è prevista una esonerante per il pubblico impiego, cioè nel senso che le norme, la stretta sul precariato non si applica al pubblico impiego. Mi domandavo qual era la ragione di questa esclusione, visto che comunque nel pubblico impiego sono ancora 230.000 precari. Ecco. Sì, perché sul pubblico impiego con la ministra Bongiorno abbiamo concordato che qualsiasi intervento oggi debba essere un intervento complessivo, perché noi abbiamo per esempio in scadenza alcune questioni che riguardano il decreto Madia sul turnover al 30 giugno, ci sono una serie di questioni da affrontare dal punto di vista dell'organico della pubblica amministrazione e soprattutto ricordiamoci che nel caso della pubblica amministrazione, anche per i temi che riguardano determinate questioni come licenziamenti facili o il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza rispettare la causale, in alcuni casi poi prevede l'assunzione nella pubblica amministrazione. Quindi quel tema lì è un tema che preferiamo affrontare con gli interventi sulla pubblica amministrazione e non sul settore privato. Ovviamente il nostro obiettivo per quanto riguarda la PA è nel Ministero, nell'essenza stessa del Ministero di Giulia, che è quella di digitalizzare una pubblica amministrazione, riformarla per quanto riguarda tutte le funzioni che sono in desuetudine e non sono più utili e fare, come ho già detto una volta, un censimento dei raccomandati nella pubblica amministrazione. Sì, buongiorno. Volevo un commento su quello che ha detto poco fa il ministro dell'economia Tria, ha dato un quadro entro il quale parla di flat tax da applicare in maniera progressiva, quindi non subito perché non si possono far saltare i conti. Ha dato un giudizio positivo sui dati dell'occupazione rispetto a quello che aveva detto anche il ministro Di Maio ieri e appunto un'idea appunto di mettere un po' tutta l'azione del governo sul piano economico per non far saltare comunque i conti e tenere sotto controllo il deficit strutturale. Intervengo io. Ovviamente lei parla di dichiarazione del ministro dell'economia che non mi sono note, immagino stia parlando di dichiarazioni appena rilasciate, non entro nel merito, diciamo, entro però ecco, in una considerazione complessiva, questa sì me la riservo. Guardate che non è il ministro dell'economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, sono tutti, io per primo e tutti i ministri, diciamo, che hanno questa premura di tenere i conti in ordine, quindi ci mancherebbe. Non stiamo parlando di marcare differenze e distanze, qui ci sono persone, quando ci riuniamo nel Consiglio dei Ministri, sono tutte sedute persone ragionevoli, che hanno a cuore il bene e le sorti del nostro Paese, quindi ci mancherebbe che quando si ragiona di prospettive di riforma così significative, lei ha evocato la riforma, la semplificazione fiscale, no? Che sicuramente ci occuperà in modo particolare, già ci sta occupando e già ci stiamo lavorando. Sarebbe impensabile che misure di questa portata, questo vale per il reddito di cittadinanza, vale per tutte le misure che avranno un impatto economico significativo, che non valuteremo questo impatto con tutta la dovuta attenzione e che non adotteremo tutte le contromisure per poterle realizzarle, quindi perseguirle sul piano applicativo senza ovviamente mettere in discussione in ordine dello Stato. Come in ogni famiglia
il pater familias deve avere anche la responsabilità di tenere i conti in ordine. Io mi sento molto pater familias, sta tranquilla. La Rosa, Agenzia Nova, una domanda per il Ministro Di Maio sulla pubblicità sul gioco d'azzardo. Malgrado le vostre rassicurazioni, le società del settore continuano però a ribadire che i vostri provvedimenti favoriranno le puntate clandestine, le giocate clandestine. Lei che cosa replica? Guardi, questa è una vecchia storia. Prima sono stato accusato di proibizionismo, poi sono stato accusato di favorire le puntate clandestine. Secondo me è un mondo, quello, che si è allargato un po' troppo a scapito della nostra spesa sanitaria e della dignità delle persone. Adesso lo ridimensioniamo. Mi dispiace, ma noi avevamo questi punti nei nostri programmi quando ci siamo candidati alle elezioni politiche. I cittadini ci hanno votato per un giro di vite significativo sul gioco d'azzardo. Questo è solo il primo punto. Il primo punto è eliminare la pubblicità. Questo ridimensionerà gli affari di questo settore, ma ricordiamoci sempre che da una parte ci sono gli affari di questo settore, da un'altra parte c'è uno Stato che investe in spesa sanitaria cifre enormi per fronteggiare l'azzardopatia. A questo si aggiungono tutti i problemi della crescita, perché se le famiglie si impoveriscono dietro al gioco d'azzardo, questa situazione di certo non ci permette di sviluppare l'economia. Questi sono dei punti importanti che abbiamo a cuore. E non c'è scusa che tenga. Quando parliamo della salute mentale e fisica delle famiglie italiane, dei padri e delle madri e delle famiglie italiane. Buonasera signor Presidente, oggi qui parliamo di lavoro, di giovani, nel frattempo però c'è il Ministro Salvini che continua a dare spettacolo, uno show senza fine, oggi un bagno in piscina in Toscana. La stampa estera sostiene che quasi sembra che sia il Ministro Salvini a governare, lei la infastidisce questo? Allora, vi posso dire che la realtà di lavoro del nostro gruppo, e come piace parlare di me di gruppo, è molto diversa da come viene rappresentata. Se poteste partecipare alle nostre riunioni politiche di governo, francamente non avreste traccia, non cogliereste traccia di scontri, di verbi, logomachie. Delle volte noi leggiamo il giorno dopo i giornali per avere qualcosa di frizzante che altrimenti non percepiamo nei nostri incontri. Nella logica delle cose che i ministri facciano dichiarazioni, nella logica delle cose che ciascuno poi possa esprimere anche delle opinioni, delle volte sono anche delle opinioni personali, cioè non possiamo chiedere la libertà di opinione agli altri e non averla per i nostri ministri, chiunque fa anche esprimere delle opinioni personali. Quello che è importante è che noi perseguiamo un programma di governo, su quello ci confrontiamo, su quello ragionevolmente troviamo delle soluzioni e continuiamo la nostra azione. Non c'è, mi creda, nessuna ipersensibilità da questo punto di vista, i rapporti sono eccellenti, che lo creda o no. Posso aggiungere una cosa? Non era un bagno in piscina, era il bagno in una piscina di un bene confiscato. Ho pensato in quel momento al boss che viveva in quella villa, a quanto stesse rosicando che il ministro dell'interno faceva il bagno nella sua piscina. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli ai privati in Italia perché le organizzazioni criminali si rivalgono contro coloro che vanno ad occuparli e quindi li diamo a volte ad associazioni, li diamo a volte ad enti no profit, perché non ci debba essere in qualche modo una vendetta delle organizzazioni criminali. Che i boss sono come i cani che segnano il territorio, se tu gli invadi il territorio si arrabbiano. Questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia e lo farà in tutte le forme, nei simboli, nelle leggi e nelle azioni. Buonasera, buonasera Lorenzo Totaro. Avete parlato diffusamente delle ragioni di principio e giuridiche per la stretta sui contratti a tempo determinato. Le vorrei chiedere, Ministro Di Maio, se avete fatto un'analisi di impatto sui livelli di occupazione e se ritenete di renderla pubblica,
Al Presidente Conte vorrei chiedere se, al di là dell'aspetto della decretazione d'urgenza che ha spiegato l'Ecuragione ha spiegato all'inizio, mettete nel conto che questo decreto possa essere modificato significativamente nel corso del dibattito parlamentare e se a quel punto prendereste l'iniziativa del tanto vituperato voto di fiducia su questo decreto, vituperato rispetto ai governi passati. E poi se posso chiederle alla fine, ma proprio una riflessione lampo sul paradosso che comunque resta di uno Stato che che mette il divieto della pubblicità sul gioco d'azzardo, ma dal gioco d'azzardo comunque continua a ricavare importanti introiti tramite la tassazione. Un po' in materia da giurista, ma insomma questo è il suo mestiere, prima di quello attuale. Rispondo prima io sulla questione dei contratti a tempo determinato e indeterminato. C'è un punto generale: non possiamo utilizzare i dati sull'occupazione che abbiamo oggi per confrontarli con i dati sull'occupazione dopo questo intervento sui contratti a tempo determinato e indeterminato. Per una semplice ragione: in quei dati sull'occupazione viene considerato occupazione di una settimana anche un contratto che è meno di una settimana. Questo meccanismo qui di dire che c'è 1 milione di posti di lavoro in più, ma io sfido a dire quante ore di lavoro ci sono in più dei periodi di pre-crisi, perché se il tema è ottenere un contratto per un giorno e cercarlo per altri 6, e allora quella per me non è occupazione, stai dando ad una persona soltanto una percezione del lavoro che non è precaria, è saltuaria, è da inseguire ogni giorno. Quindi vediamo da zero questo intervento, quanta qualità della vita produce in più per gli italiani. A me per esempio fa piacere che nell'ultima legge di bilancio qualche anno fa, no, nella penultima se non sbaglio, sia stato inserito il BES, che è un misuratore, diciamo, del benessere dei cittadini con altri indici. Cominciamo a misurarli anche così. Per quanto mi riguarda, poi passo la parola al Presidente Conte, il Parlamento è sovrano, noi siamo una democrazia parlamentare. Il decreto dignità, come ministro e come consiglio dei ministri, glielo trasferiremo e poi i parlamentari discuteranno e affronteranno il dibattito parlamentare. Sì, in effetti sono perfettamente in linea con la posizione anticipata dal ministro Di Maio, che peraltro aveva già un po' anticipato di quello che poi è l'iter successivo di un decreto legge. Andrà in Parlamento, rispettiamo, io l'ho dichiarato nel discorso di fiducia che richiede la fiducia alle Camere, rispettiamo la centralità del Parlamento, quindi sicuramente non intendiamo comprimere in linea di principio quelle che sono le come rispettiamo le nostre prerogative del Governo, rispettiamo anche le prerogative del Parlamento. Diciamo che auspichiamo, in una prospettiva in cui abbiamo due forze politiche fortemente coesi al loro interno e abbiamo due forze politiche che si riconoscono in un programma comune, addirittura rinforzato e rinsaldato da una scrittura privata sottoscritta dai due leader e addirittura poi programma che è stato votato dai rispettivi iscritti con ampia partecipazione e ampio successo, diciamo che ci aspettiamo coerenza da parte anche dei parlamentari su questo fronte. Ma questo non significa che non avranno la libertà di valutare, apprezzare e discutere questo decreto. Per quanto riguarda il secondo punto, questo governo è stato già anticipato, adotterà sicuramente misure per contrastare il gioco illegale, per contrastare le scommesse clandestine. Non intendevamo, non era nostro proposito, come dire, infoltire adesso questo primo decreto di tutto lo scibile e di tutti gli obiettivi politici immaginabili. Questo cosa significa? Significa che se da un lato contrasteremo il gioco d'azzardo, contrasteremo il gioco d'azzardo illegale e le scommesse clandestine, non significa che vogliamo, come dire, incentivare il gioco d'azzardo, che abbiamo detto è collegato anche a delle pieghe patologiche che espongono le famiglie a gravi perdite patrimoniali. E questo è il problema. Quindi con questa misura noi stiamo dicendo, non è che non concediamo qualche ora di svago alle famiglie, sicuramente, e quindi non vogliamo neppure demonizzare questo gioco, però diciamo che sicuramente
vogliamo contrastare le derive patologiche e di qui vogliamo evitare che queste derive possano essere innescate e alimentate da messaggi pubblicitari. Lei mi invocava la mia posizione di giurista, mi sembra perfettamente, da un punto di vista tecnico, giuridico e anche in termini politici, perfettamente sostenibile. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti, davvero, grazie. E poi però non c'è più la conflittualità, sì. Perché facciamo? Non ce l'abbiamo. Il decreto non c'è, forse aspettate, vediamo se... Vediamo... Le abbiamo distribuite tutte. Ah, ecco, allora questo, perfetto. Vai. Vieni Giancarlo. Sì, 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 va bene. Ecco. Fermi, ecco. Anche da questa parte, sempre da questa parte, ministro. Giancarlo, da quella parte. Dall'altro lato. Grazie a tutti. Buon lavoro.